le immagini del Gabito. Per la quarta giornata del torneo d'eccellenza, al Bindi di Pietrakuta si affrontano il rossoblù di casa e il Victor San Marino. Nessuno scontro ufficiale in gare di campionato fino a questo momento, eccezione fatta per un unico precedente disputato in Coppa Italia a favore dei sammarinesi. Il Pietrakuta risulta bello e convincente in trasferta, dove ha ottenuto 4 dei punti conquistati. In casa forse la formazione di Fregnani è un po' troppo attendista. Il Victor San Marino è lanciato in classifica. Unplayed, 3 vittorie su 3 alla vigilia del match. Arbitra la gara Alessandro Dallaga di Rovigo, coadiuvato da Simone del Prete di Imola e Luca Angelini della sezione di Rimini. Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione colpite nelle Marche. La gara, il primo a fondo di marca sammarinese, dice ciabatta il tiro, ma il numero 11 si fa notare nuovamente 19esimo, questa volta la sua rovesciata chiama l'intervento Amici. L'azione prosegue con il tiro centrale a cura di mano, bloccato nuovamente da Amici. Al 27esimo Bella Vista, lanciato in profondità, si scontra con Mengucci, l'esterno sarà costretto ad uscire tra gli applausi dei presenti. Gli ospiti producono alla mezz'ora un'altra occasione da gol. Mengucci, cross, dice di testa, appoggia la sfera tra i guantoni di Amici. Il primo acuto di Pietrakuta si registra al 34esimo, ma l'incursione di Louati si perde sopra la porta difesa da Pazzini. Pietrakuta ancora pericoloso, lancia in aria a cercare nuovamente Louati, chiude in uscita ancora una volta Pazzini. Al 44esimo la difesa di Pietrakuta si apre, ma lo ringrazia e lancia in profondità, dice. L'attaccante mette la quinta trovando l'angolo vincente alla sinistra di Amici. 0-1 e via la festa con la propria panchina. Squadre a riposo sullo 0-1. La ripresa è sicuramente più avvincente, ma al secondo prova a chiudere i giochi. Nulla da fare. Il Pietrakuta cerca la via dei gol, il tentativo di Fratti viene respinto dalla difesa ospite. L'azione prosegue, per poco Stavola non trova i gol della domenica. Incrocio dei pali a Pazzini battuto. Rivediamo il tentativo da parte del numero 2 in maglia rosso-blu. Ma il San Marino è cinico come non mai. Al 58esimo trova il raddoppio con il neo entrato Mantovani. Comodo per lui, il traversone è messo a disposizione da Mengucci, che chiede solo di essere spinto in fondo alla rete. Ed è così 2-0 per la formazione ospite. Il Pietrakuta continua a pressare, Fratti chiama l'intervento in corner Pazzini. Amici dall'altra parte tiene a galla i suoi con questo intervento sull'altro neo entrato Ambrosini. Continui i capovolgimenti, Fratti va al tiro cross, il pallone viene sporcato da Gregori, ma Pazzini se lo ritrova tra i guantoni. Louati da calcio piazzato mette nelle condizioni Pazzini di respingere di pugno questo pallone, invitante per Fratti che di pallonetto non inquadra lo specchio della porta. Il Victor risponde in contropiede, ma Matra spedisce abbondantemente al lato. Il Pietrakuta non molla, il colpo di testa di Gregori è troppo debole per impensierire Pazzini. Da punizione gli ospiti ci provano con Tosi, pallone fuori. All'89esimo il Pietrakuta riapre i giochi, punizione battuta velocemente a Gregori, lancio a cercare l'inserimento di Fratti, il capitano difende bene la sfera per poi scaraventarla alle spalle di Pazzini, 1-2 e speranze che si riaccendano. Nel finale, in pieno recupero, arriva questo tiro di Fabi che si perde al lato. Il Victor ottiene la quarta vittoria su 4. Per il Pietrakuta ancora fatali i Bindi, dove il rosso-blu non riescono a cogliere i primi punti, pur giocando alla pari dell'avversario.